Peter e la figlia attaccate da Carina Cascella sul Canna Gate dell'Isola dei Famosi. Carina Cascella è tornata ad attaccare Eva Enger e la figlia Mercedes. Dopo le nuove rivelazioni sul Canna Gate dell'Isola dei Famosi, l'opinionista di Barbara D'Urso ha condiviso un lungo sfogo su Instagram. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha aspramente criticato il comportamento di Eva nei confronti di Francesco Monte. A detta di Carina, la Enger ha agito solo per una questione di vendetta e visibilità. E anche opportunismo perché, come sottolineato dalla Cascella, l'ex moglie di Riccardo Schicchi critica duramente il reality show di Canale 5 ma poi è presente in ogni puntata del programma. Cosa ha detto Carina su Eva e Mercedes Zenger? Quando le ho detto che si era vendicata per il fatto che lui l'avesse nominata dicendo questa cosa, mi ha risposto che lei la cosa della canna l'aveva detta prima. Ma dove? Il confessionale è venuto fuori. Lo ha detto dopo essere stata eliminata, ha fatto sapere Carina ai suoi follower. La Cascella ha infatti già battibeccato con Eva Enger sul Canna Gate nel salotto di Pomeriggio 5. Carina ha poi aggiunto, se Francesco non l'avesse nominata lei questa cosa non l'avrebbe mai e poi mai tirata fuori. E ancora, ma ci vuole un genio per capire che qui non è più una questione di canna o non canna? Anche perché il colpevole è a casa. Il punto è, dove vuole arrivare Eva? Le altre dichiarazioni di Carina Cascella nel suo lungo sfogo, Carina Cascella ha evidenziato alcune incongruenze del racconto di Eva Enger. Prima sul pulmino cercava la droga in ogni dove, ora dice che su quello stesso pulmino andavano d'amore e d'accordo. Io la chiamo vendetta. La sincerità è un'altra cosa. Carina ha poi tirato in ballo pure Mercedes Zenger, la figlia di Eva. Lei e la figlia stanno facendo le tappe della Via Crucis, e su e giù, e di qua e di là, stanno girando le trasmissioni di tutte le reti. E basta, hanno frantumato. Carina Cascella senza freni contro Eva Enger. Per concludere, Carina ha scritto, sta tutti i giorni a gettare fango sul programma che le ha dato visibilità e il martedì puntuale si presenta in studio. E, non mi rispondete che è da contratto, perché se io ho qualcosa da ridire con le persone con cui ho collaborato non ci vengo ospite nella trasmissione, della serie, fate quello che vi pare, basta che mi inquadrano.